Oh, ha telefonato quello lì biondo, quello Julian Assange. Julian Assange. Ma di nuovo, cosa voleva stavolta? Chiedeva asilo, Drago. Ma quanto è insistente, non gliel'avevi già detto che eravamo pieni d'amore? Sì, ma lui fa finta di niente. È presente quando proprio ignorano quello che dici? Cioè, sì. Tu gli dici, mi spiace Julian. Ma qui siamo pieni. E lui, ma un posticino per me, ma lo troviamo. Ma dai, scusa, posticino ma, per me. Ma non gli hanno dato asilo lì in Ecuador, cioè nell'ambasciata ecuadoregna? Sì, ma non gli piace. Perché la cucina è monotona, mettono il cumino, sì, roba lì. Ma gliel'hai detto che qui mangiamo solo finocchi cotti? Sì, ma lui dice che va pazzo per i finocchi cotti. Signor, lo vedi, no? Tutto slavato, così, è un po' un finocchio cotto anche lui. Sì, un po'. E non gli piacciono le donne ecuadoregne. Sì, lui preferisce le svedesi altro che i finocchi. Quindi alla fine cosa gli hai detto? Ho preso tempo. Vabbè, ma richiamerà, guarda che quello è così. E prenderò di nuovo tempo. Ma non possiamo, Drago, andare avanti così tutto l'anno con Assange che telefona, vuole asilo. Ma scusa, lui ha ragione, però dice, vi chiamate, chiedo asilo. Una volta che c'è uno che chiede asilo, gli dite di no. Ha ragione. Ma lo sa il signor Assange che lotta all'ultimo sangue, c'è qui a Milano per un posto all'asilo? Lo sa? Eh no, credo di no. Ma non sa tutto di tutti questo signor Assange. Dovremmo mandargli un po' di file. Così asili. Almeno lo scopre. Magari lui sa però quanti civili sono morti davvero in Afghanistan, capito? Però non sa della crisi dei posti negli asili milanesi. E allora sa farebbe bene a informarsi prima di avere delle pretese, il signor Assange. Con tutto rispetto, sarà anche un genio e un martire, ma a me quelli che si fanno sempre ospitare da uno e dall'altro, non si decidono mai ad affittare un posto loro, alla lunga danno fastidio. Perché pensa a quei poveri ecuadoregni. Anche loro, ma dai. Ma per quanto tempo lo sopporteranno? Non lo so. Non sempre so. Lì biondo che va in giro con la vestaglia, chiede. Infatti chiede il pollo qui. Chiede da mangiare, diverso cumino, eccetera. Poi chiede queste ecuadoregne. E poi all'ennesima scenata contro il pollo cicciarron, lo consegnano alle autorità inglesi e lo fanno impalare in piazza. Per sfinimento lo consegnano, capito? Così come avrà trombato quelle due svedesi, per sfinimento. Ah, l'ha fatto così, certo. E loro dopo si sono vendicate accusandolo di stupro, di quello Sì, perché il reato di sfinimento purtroppo non c'è. No, non c'è. Ci dovrebbe essere, eh.